Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor, rieccoci su Mass Effect 2. Nel precedente video abbiamo recuperato un nuovo compagno, Archangel, che si è poi scoperto essere Garrus, nostro precedente compagno di Mass Effect 1. Bene, allora in questo video andremo avanti con le missioni Cidrarò Misterioso, non so cosa ci aspetta, andiamo a vedere subito la prossima missione. Allora, ecco qua. Dobbiamo andare alla cittadella Nebulosa Eagle e Nebulosa Horglass. Ok, andiamo alla Horglass, il prigioniero. La più vicina. Questi non fanno presagire niente di buono. Benvenuto sulla Purgatory, Shepard. Stiamo preparando il tuo pacco. Potrai ritirarlo tra poco. Dal momento che questa è una nave ad alta sicurezza, dovrai consegnarci le tue armi prima di procedere. Non posso farlo. Calmatevi tutti quanti. Comandante, io sono il guardiano Kuril. E questa è la mia nave. Le vostre armi vi saranno restituite all'uscita. Dovete capire che è una procedura standard. E la mia procedura standard è di tenere sempre la pistola con me. Fateli passare. La nostra struttura è perfettamente in grado di gestire 3 ospiti armati. Stiamo scongelando Jack. Non appena avremo ricevuto il pagamento potrete andare. Seguimi nella sala di lavorazione per la consegna, comandante. Andiamo. Blocco 2. Come potete vedere, i detenuti sono strettamente sorvegliati. Noi abbiamo nella nostra squadra un detenuto. Bene. La cella di ogni prigioniero è un'unità modulare e autonoma. Ne ho espulse un paio. Per dare l'esempio, la nave è composta da 30 blocchi identici a questo. Ospitiamo migliaia di criminali. Possiamo isolare l'intera struttura nel giro di pochi secondi. Qui nulla può andare storto. Puoi parlarmi di Jack? Cerberus non ti ha detto niente. Jack è il più grande concentrato di odio e violenza che abbia mai visto. Pericolosa, pazza e molto potente. Madonna. Questa la vedrai con i tuoi occhi. Come sei finito al comando di questa nave? Ero nelle forze dell'ordine su Palaven e ne avevo abbastanza di vedere i criminali fuggire in ogni angolo della galassia indisturbati. I cacciatori d'Italia non sono affidabili. Poi mi è venuta l'idea di tenere i criminali nello spazio. Solo così la galassia può stare al sicuro. Lo fai perché credi sia necessario? Ogni giorno sono costretto a vedere il peggio che la vita può offrire. I governi sono poco severi e non vogliono sporcarsi le mani. Qualcuno doveva farsi avanti per il bene della galassia. Mantenere così tanti prigionieri nello spazio deve essere costoso. Possiamo agire senza i vincoli dei governi e riceviamo contributi dal pianeta natale di ogni singolo prigioniero. Questi sono soggetti violenti e i loro pianeti pagano bene per tenerli qui. E se un pianeta non volesse pagare? Spieghiamo che senza il loro aiuto per mantenere il prigioniero, dovremo rimetterlo in libertà sul loro pianeta, senza comunicare dove o quando. È un ricatto. Non dovete approvare i miei metodi, ma non mettete in discussione le mie ragioni. Questa gente è solo feccia, e io la tengo fuori dalla circolazione. Va bene. Diamoci una mossa. Chissà quanti tentativi di fuga in un luogo come questo. Siamo nello spazio. Sanno bene che non esistono vie di fuga. Ciò nonostante esercitiamo estrema cautela. Sono individui pericolosi. Abbiamo molti modi per controllare la popolazione. Verificherò che i fondi di Cerberus siano stati autorizzati. Il centro di rilascio è in fondo a questo corridoio. Vai oltre le stanze degli interrogatori e l'ala di massima sicurezza.
Ci rivedremo più tardi, Shepard. Vabbè. Così non si riesce a ottenere informazioni utili. Minchia. A un certo punto la vittima dice qualsiasi cosa pur di placare il dolore. Sta massacrando. Il centro di rilascio è dietro la porta dall'altra parte della stanza. Va bene. Le mie scuse, Shepard. Vali di più come prigioniero che come cliente. Che pezzo di merda. Abbassa l'arma e entra in questa cella. Non ti verrà fatto del male. Hai esposto le tue nobili intenzioni attraverso questa prigione, ma risulta che sei un criminale come tutti gli altri. Attivate i sistemi! Che figlio di puttana! Attenti! Sole blu di merda! Diavolo! Deve averlo sentito! Uno in meno! Dobbiamo togliere Jack dalla cella criogena. Carichiamoli! Shepard, manomettendo quel comando, aprirai tutte le porte del blocco. Non c'è altro modo per liberare Jack dal contenimento criogeno. Me ne sto occupando. Tieniti pronta. C'è anche un mech pesante, figlio. Due. Quella è Jack. Minchia. Tre ce ne sono. Dobbiamo scendere là. Sì. Attenzione, attenzione. Cosa diavolo è stato? La Madonna, li ha fatti fuori tutti, erano quattro. Porca puttana, sei forte. Cosa abbiamo qui? A tutte le guardie, ripristinate l'ordine. Siete autorizzati a uccidere. Tutti a parte Jack. Isolamento! I settori 7, 9 e 11 hanno perso il supporto vitale. Nessun superstite. Che troia! Ragazza è potente, allora, ma poco discreta. Cazzo! Richiesta valutazione della minaccia. Occhi aperti! Centro! Vieni un po' qui! Non è andata. Minchia. Hai un certo valore, Shepard. Vendendoti avrei potuto vivere come un re. Ma procuri troppi guai. Almeno posso ricatturare Jack.
No, sei solo uno schiavista da quattro soldi e non ho tempo da perdere. Io faccio il lavoro duro che i governi civili non sono disposti a fare per il bene della galassia. Attenzione! Bersaglio abbattuto! Ti distruggo sti cazzo di scudi, pezzo. Io e Puno ho perso gli scudi. Vieni un po' qui. Ok. Avanti! Colpo stoppette pronto. Uno in meno. Ora l'ho aperto col cerchino, un pezzo di merda. Sta fermo lì. Questo dovrebbe rallentarmi. E vai. Fermo. Guarda, sei cazzosa questa. Cerberus. Cazzata nera. Vuoi? Sei in una pessima situazione e io ti tirerò fuori da qui. Merda, parli come una puttanella. Non verrò da nessuna parte con te. Tu sei Cerberus. Sono qui per chiederti aiuto. Arrivi su una fregata di Cerberus per portarmi da qualche parte. Mi hai preso per stupida. Questa nave sta andando a fuoco. Possiamo portarti al sicuro e chiediamo il tuo aiuto. Potremmo stordirla, comandante. Vorrei proprio vederti. Non l'attaccheremo. Bella mossa. Ascolta, se vuoi che venga con te, devi darmi un buon motivo. Dimmi a cosa stai pensando. Scommetto che la tua nave è piena di database di Cerberus. Voglio vedere quei file, vedere cosa Cerberus sa di me. Se mi vuoi nella tua squadra, fammi accedere a quei database. Ti darò l'accesso completo. Non ti conviene prenderti gioco di me. Allora, perché diavolo siamo ancora qui? Andiamo. Abbiamo preso un nuovo compagno, anche se è un po' particolare. Benvenuta sulla Normandy, Jack. Io sono Miranda, il comandante in seconda di Shepard. Su questa nave si eseguono gli ordini. Di' alla cheerleader di Cerberus di stare buona, Shepard. Sono qui solo per il nostro accordo. Miranda ti farà accedere al sistema. Fammi sapere cosa trovi. Sentito, tesoro. Saremo grandi amici. Tu, io e ogni piccolo segreto imbarazzante. Andrò a leggere nella stiva o nel ponte inferiore della nave. Non mi piace la confusione. Tieni i tuoi uomini alla larga da me. Sarà meglio così. Ma contenta questa. Ragazzi, io sono un attimo curioso sulla storia di Jack, perché è abbastanza strana. Andiamo a leggere, andiamo a parlarle e vedere cosa ci dice. Eccolo qua, eccola qua. Ehi. Parlami di te, Jack. Sto ancora indagando sul mio passato.
Grazie per avermi lasciato accedere a quei file. Se ti sono d'aiuto, ciò è sufficiente per me. Non fingerti mio amico. Io ti servo per uccidere, tu mi servi per quei file. Lasciamo le cose così. I tuoi amici di Cerberus fanno cose spregevoli. Troverò qualcosa di utile, me lo sento. E se le risposte non saranno quelle che aspetti? Non sto cercando risposte. Cerco nomi, date, luoghi. E quando avrai trovato ciò che cerchi? Andrò a caccia. Ho conti in sospeso con un sacco di gente. Pagheranno i loro alleati, i loro amici. Quando avrò finito, la galassia sembrerà ancora più vuota. Parlami del tuo passato con Cerberus. Mi hanno cresciuta in una struttura di ricerca. Scappai quando ero bambina. Sono in fuga da allora. E da allora mi danno la caccia. Ma presto i ruoli si invertiranno. Non sei costretta a vivere in questo buco. È buio, tranquillo e riservato. Qui mi sento al sicuro. Questa nave è una meraviglia. Potresti diventare un pirata e vivere come un re. E io potrei aiutarti. Dobbiamo fermare i collettori. Non ho tempo di darmi alla pirateria. Quando sarà tutto finito, saremo morti o liberi di vagare nello spazio. Con questa nave. Pensaci bene. Montagne di crediti, massima libertà, battaglie e distruzione oltre ogni immaginazione. Perché ammazzare la gente ti piace così tanto? Quando una persona muore, sento che le mie speranze di sopravvivenza aumentano. Semplice. Ma sono un po' pazza questa, ragazzi. Già. Bene, ragazzi. Allora, sono andato a parlare un po' con Jack. Abbiamo scoperto che è frutto di esperimenti umani da parte di Cerberus ed è scappata da una struttura di ricerca da quando era bambina. E da allora sta scappando e sta cercando di scoprire chi è e come mai hanno fatto questi esperimenti, e ciò spiega come mai è così potente, è una biotica molto potente come avete visto nella prigione. Bene, siamo scampati anche noi alla prigione, che ci volevano mettere sotto chiave e venderci il miglior offerente. Siamo riusciti a scappare e a recuperare Jack. Prossimo video, ho visto che dovremmo andare a reclutare un Krogan. Vedremo chi è e che missione ci aspetterà. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e al prossimo video di Mass Effect 2, ragazzi.